Nulle le cartelle esattoriali prive di copia conforme notifiche. A stabilirlo è stato il giudice di pace di Roma. La vicenda, che creerebbe un principio per l'annullamento di decine di migliaia di cartelle esattoriali, cui sono quasi sempre allegate semplici fotocopie delle multe, ha preso spunto dal ricorso presentato da un avvocato romano, che nel marzo dello scorso anno ricevette dalla Gerit Equitalia una richiesta di €469,60 per una decina di multe notificate allo stesso nel 2004 relative ad infrazioni al codice della strada. Unitamente alla cartella della Gerit, come farebbe sempre, allegò la semplice copia fotostatica delle singole multe notificate. Nel ricorso al giudice di pace di Roma, i legali del ricorrente hanno sostenuto che la semplice fotocopia della multa e della relativa notifica, in assenza del timbro di conformità del responsabile della Gerit, non può costituire prova processualmente valida della notifica. Il giudice di pace, terza sezione civile, accogliendo il motivo del ricorso, ha annullato la cartella esattoriale di €469,60 e, conseguentemente, ha dichiarato la nullità di tutte le singole multe. Al prossimo 100 secondi di Gaetano Orticelli.